Ero convinto che la caratteristica della direttrice di una scuola di amicizia, benché non accreditata ufficialmente, fosse quella della tolleranza. Ma è chiaro che può farne anche a meno quando si confronta con la concorrenza. Io? No! Insomma, io non ho fatto nulla! Io la principessa dell'amicizia me la immaginavo più gentile. Basta, puledre e gentilponi! È ora di mostrare alla principessa quanto amichevoli potete essere iscrivendovi immediatamente a uno dei nostri corsi! Venga, le faccio fare un giro dell'università. Mi spiace, ma l'approvazione della IE non basterà a convincermi della buona fede dell'iniziativa. E dimmi, cosa potrebbe aiutarti a mettere il cuore in pace? Beh, l'opinione di qualcuno di cui mi fido potrebbe bastare. Oh, veramente? Qualcuno di cui ti fidi come lui? Twilight? Starswirl, che cosa ci fai tu qui? Beh, naturalmente voglio studiare l'amicizia in questa stupenda università. Oh, per favore, so riconoscere un travestimento quando ne vedo uno. Togliti subito quella ridicola barba. Sei Flap! Come procediamo, amici? Mia vera barba! Molti vociferavano del tuo ritorno e fino ad ora non ci avevo creduto. Ma se un pony della tua autorevolezza vuole studiare qui, non ho certo bisogno di valutare altri aspetti di questa scuola. Io, il presidente Neisei, conferisco ufficialmente all'Università dell'Amicizia l'approvazione completa e condizionata della IE e mi congratulo con voi. Io non riesco a capire. Perché sei venuto qui piuttosto che nella mia scuola? I miei viaggi mi hanno portato alla Pegasus. Non volevo frequentare la scuola, ma Flim e Flam mi hanno convinto a fare un tentativo. Non puoi fidarti di Flim e Flam. Volevano sottrarre agli Apple il giardino dolci mele. Vendevano un tonico dalle false proprietà e gestiscono un resort alla Pegasus. Tecnicamente, il resort è legale sotto ogni aspetto. Ho trascorso la vita a pensare il peggio dei pony dal passato difficile, ma tu mi hai insegnato a cercare la loro parte migliore. Qualsiasi sia il passato di Flim e Flam, l'apertura di questa scuola dimostra che vogliono fare un cambiamento. Vorrei tanto poterci credere. E poi che ci può essere di male nell'aprire un'università dell'amicizia se non si fanno nemmeno pagare per i loro corsi? Non ne ho la minima idea, ma so che stanno tramando qualcosa e finché non saprò che cosa ti scongiuro, non stare qui, vieni alla mia scuola. Capisco benissimo che tu possa sentirti minacciata dal peso della concorrenza, ma per l'amor del cielo, principessa, comincio a chiedermi se la maleducazione delle creature che frequentano la tua scuola non ti abbia contagiata. Me ne vado, non voglio correre il rischio di essere infettato a mia volta. Twilight, prometto che presto verrò a trovarti a scuola, ma per il momento credo sia consigliabile che tu faccia ritorno a casa. Non sono l'unica a pensare che ci deve essere sotto qualcosa di losco, vero? Oh, cara, certo che no, è della ragione per cui dobbiamo investigare. Non possiamo certo andarcene in giro a curiosare, penserebbero tutti che mi sento minacciata dalla concorrenza. A nessuno verrebbe in mente se fossimo studentesse. Siete nuove della scuola?